sangue, vi ricordate chi era la Fornero che piangeva, no? Quindi in realtà c'è stata una degenerazione continua. Diego ci farà un approfondimento su questa parte. Ogni incontro che organizza non è passivo. Si affronta un argomento, lo si sviluppa e poi c'è la parte di dibattito. Quindi un'occasione, un'opportunità reale per fare delle domande, ovviamente attinenti al tema, e approfittare della presenza diciamo dell'ospite della serata per avvicinare, no? Quindi in maniera etica la conoscenza a chi desidera sapere. Un'occasione di anche arricchimento personale. Quindi la parola a Diego e parliamo di resilienza questa sera. Grazie, grazie caro Michele, grazie, sono felice di tornare in questo splendido contesto in cui facemmo già un evento nell'ottobre 2020, se ricordo bene, in questo splendido borgo di mare che concilia il pensiero, giusto appunto, dato che di pensiero si tratta, il mare evocativo del pensare. Grazie a tutti voi per essere qui così numerosi per una serata filosofica di mezza estate, o di inizio estate, dipende dai punti di vista. Il tema della resilienza su cui Michele mi ha esortato a esprimere la mia prospettiva è un tema di quelli che in qualche misura sono diventati onnipervasivi, ubiquitari, quasi ossessivi da un certo punto di vista. La parola resilienza compare ovunque nei discorsi dei politici, degli economisti. Perfino abbiamo oggi in Italia nel 2022 un piano nazionale di ripresa e resilienza. Ecco, allora ho maturato l'idea di ragionare intorno a questo concetto per provare a fare chiarezza. Che cosa significhi resilienza, quale sia la sua funzione strategica nell'ordine del discorso e perché piaccia tanto all'ordine del discorso. Come sapete, l'ordine del discorso è quello che per un verso porta alla ribalta certe parole come quella di resilienza, per un altro verso ne marginalizza altre come quella di rivoluzione, ad esempio. E i due temi sono connessi fra loro. Quanta più è la resilienza che ci viene richiesta, tanto più è la rivoluzione che ci viene negata. Ecco. E quindi ho ragionato su questo tema essenzialmente a partire dalla storia del concetto. Il concetto di resilienza è un concetto essenzialmente moderno nella sua accezione, anche se rimanda al latino, letteralmente vuol dire rimbalzare. La resilienza allude alla dinamica del rimbalzare ed è un concetto che fa la sua comparsa nella sfera propriamente legata alla fisica dei materiali. Resiliente si dice quel materiale che quando subisce un urto, anziché volare in frantumi, lo assorbe, per così dire, e riconquista la posizione che aveva in origine. Quindi abbiamo a che fare con un termine legato all'ambito dell'inanimato, che poi per estensione prende ad alludere una virtù o presunta virtù che riguarda invece l'ambito della vita umana. Il concetto di resilienza conosce una grande fortuna poi nell'ambito della psicologia, dove ha una sua funzione che nel mio lavoro dedicato alla resilienza ho preso in esame. La resilienza essenzialmente è quello sforzo che ci viene richiesto affinché noi lavoriamo su noi stessi per non soccombere al cospetto di urti e di traumi che, se non recepiti in maniera adeguata, potrebbero portarci al naufragio e in qualche misura a soccombere. La resilienza, per come l'hanno messa a tema gli psicologi, riguarda soprattutto la sfera che io definirei dell'inevitabile, cioè quella ricca serie di eventi che possono spaziare da un lutto familiare a una malattia incurabile, dall'amputazione di un arto alla presa di consapevolezza della perdita di un amico, che hanno a che vedere appunto con l'inevitabile. Al cospetto di questi eventi, in cui è, per così dire, impedito al soggetto di poter intervenire sull'oggetto, la sola cosa buona che possa fare il soggetto, e da un certo punto di vista la sola cosa ragionevole che possa fare il soggetto, è
lavorare su di sé per non soccombere al cospetto dell'urto e quindi sfruttare le proprie energie interiori o comunque sforzarsi di vedere la rosa nella croce, potremmo dire con una terminologia hegeliana, per non soccombere. Tuttavia, nel contesto odierno, il concetto di resilienza, che diventa un concetto passepartout, dice qualcosa di diverso e che in qualche modo riannoda fra di loro l'uso psicologico e quello metallurgico, perché ci viene chiesto di essere resilienti alla stregua dei materiali che subiscono urti costantemente e non si spezzano, e al tempo stesso ci viene chiesto di essere resilienti non al cospetto degli eventi inevitabili, ma in ogni situazione. Voi capite che vi è una certa differenza tra l'essere resilienti al cospetto dell'amputazione di un arto o della perdita di una persona cara, o l'essere resilienti al cospetto di una riforma del lavoro o di una crisi economica o di tutta una serie di misure sociopolitiche che ci vengono poste dinanzi alle quali ci viene chiesto di reagire con resilienza. Abbiamo quindi un passaggio dalla sfera dell'inevitabile alla sfera dell'evitabile. E tuttavia l'ambito dell'evitabile viene presentato come se fosse anch'esso inevitabile. Non potete far altro al cospetto di tagli lineari alla spesa pubblica, di riforme regressive chieste da entità superiori, siano essi i mercati, l'Unione Europea, il Fondo Monetario Internazionale, non potete far altro che essere resilienti, cioè lavorare su di voi non potendo lavorare sull'oggetto. Ecco, qui c'è la funzione che definirei ideologica della resilienza e che in qualche misura è quella che permette di capire l'alto grado di successo che va riscontrando questo termine, che diventa non per caso uno dei termini prediletti dalla neolingua padronale postmoderna. Solo in questa prospettiva si spiega, a mio giudizio, l'alto indice di gradimento che incontra il termine presso aedi dell'ordine neoliberale contemporaneo, quali Mario Draghi, per citarne uno non distante dalla nostra Italia. O per citare Klaus Schwab, che nel forum di Davos ha più volte richiamato l'attenzione sul concetto di resilienza. Insomma, la resilienza è il modo con cui nel tardo capitalismo, nell'epoca postmoderna, ci viene chiesto di essere adattivi. La società adattiva è quella che stiamo vivendo, una società in cui il soggetto, in balia di passioni tristi come il disincantamento e la rassegnazione, il terrore e l'assenza di prospettiva, si adatta e non potendo, o meglio, pensando di non poter cambiare il mondo, cambia se stesso, pensando che il mondo sia intrasformabile e quindi ottiene un alto risultato se modifica se stesso per sopportare meglio il mondo. Ecco. La formula magica della resilienza è la seguente: sopportare il mondo per stare bene. Io ho preso in esame nel mio lavoro sulla resilienza tutta una serie di manuali di oggi va di moda dire di coaching, di come dire, di autopromozione e di strategie di promozione del sé, ecco, potremmo dire così, soprattutto, anzi direi quasi esclusivamente merci, quasi esclusivamente di origine anglosassone. In verità, letto uno, si sono letti tutti gli altri anche, ma ad ogni modo, in questi volumi dedicati alla resilienza vi era un fil rouge che tornava sempre lo stesso e che diceva: se il mondo ti fa soffrire è perché non hai ancora cambiato te stesso, è perché non hai ancora trovato la giusta energia spirituale. Compare spesso questa formula non meglio chiarita, non è ben definito cosa sia l'energia spirituale. Ad ogni modo, se soffri perché sei a disagio col mondo, è perché non hai ancora trovato la giusta chiave per adattarti al mondo. Nel momento in cui saprai trovare la giusta chiave per adattarti al mondo, i tuoi problemi spariranno perché sopporterai in modo perfetto il mondo e troverai il tuo equilibrio, un equilibrio di tipo adattivo, come dicevamo. Quindi la resilienza, che sembra un concetto glamour, un concetto di moda,
un concetto coerente con i nostri tempi, infatti lo è. In realtà esprime un intero sistema di pensiero e di rapporti di forza. È il concetto con cui si esprime una delle tendenze fondamentali dell'odierno spirito neoliberale, che è quello di adattabilità alle circostanze. L'undicesima tesi su Feuerbach diceva che bisognava cambiare il mondo. Le tesi della resilienza ci dicono invece di cambiare noi stessi perché il mondo non può essere cambiato. E quindi se il mondo ci fa soffrire, non dipende dalle contraddizioni di un mondo che di per sé è immodificabile, dipende invece dal fatto che non siamo ancora riusciti a sopportarlo adeguatamente, a trovare quel delicato punto di equilibrio fra noi e il mondo che ci porta poi a sopportarlo meglio. Ecco in sostanza perché la resilienza piace tanto e ottiene una sorta di celebrazione quasi encomiastica, quasi agiografica da parte dell'ordine del discorso. Vi leggo ora per introdurre la domanda, una domanda che farò ora a Diego, questo testo. I grandi sconvolgimenti che precedono i mutamenti delle varie civiltà sembrano a prima vista determinati da grandi trasformazioni politiche, invasioni di altri popoli o rovesciamenti di dinastie. Ma il più delle volte uno studio attento di tali avvenimenti rivela come causa reale celata dalle cause apparenti una modificazione molto profonda delle idee dei popoli. I soli cambiamenti importanti avvengono nelle opinioni, nei concetti e nelle credenze. Due fattori fondamentali stanno alla base di tale trasformazione. Il primo è la fine delle credenze religiose. Il secondo è la nascita di condizioni di vita e di pensiero interamente nuove, che risultano prodotte dalle moderne scoperte delle scienze e dell'industria. Vi sembra attuale questo pensiero? È stato scritto 125 anni fa. Questo è Psicologia delle folle di Gustave Le Bon, che vi consiglio di leggere, perché in questa prima parte della relazione, e ci saranno quindi tre riferimenti bibliografici che faccio, c'è da una parte l'analisi della situazione e poi che cosa si può fare, perché all'interno di questo libro, diciamo già analizzato molto tempo fa, sono dinamiche di fatto ricorrenti nella storia dell'uomo. La differenza rispetto a quelle del passato oggi è che è indotta in maniera proprio forte e veloce, cioè non rispetta i tempi di maturazione all'interno proprio delle folle. Ci siamo? Quindi, fatta questa premessa, la domanda che faccio a Diego è: sapendo che c'è un'ideologia chiara, definita sottostante a tutto questo, che rapporto c'è tra il neoliberismo e la resilienza? Il testo che hai letto è ovviamente di straordinaria attualità. Come spesso capita, i classici sono quelli che non smettono di parlare anche molto tempo dopo che hanno parlato. E quindi hai fatto molto bene a leggere quel passaggio perché, tra l'altro, Le Bon nel suo testo dice tutta una serie di cose che sono di grande momento e che ci permettono di capire molto del nostro presente anche, ad esempio il fatto che le masse sono mosse non dalla ragione ma dal sentimento. Pensate alla dittatura dell'indignazione con cui oggi con semplici immagini sventolate e sbandierate riescono a pilotare il consenso in maniera inscalfibile anche alla ragione più rigorosa e più potente. Allora, qual è il nesso fra resilienza e neoliberismo? Direi che la resilienza è in qualche modo la virtù tipica dell'ordine neoliberale e in qualche misura risponde anche al meglio a quella che io nel mio lavoro definisco l'ontologia neoliberale. Il neoliberismo non è soltanto una filosofia politica, non è soltanto
come dire, una concezione politica, o più precisamente una concezione del rapporto tra politica ed economia. È quel rapporto che pensa, il neoliberismo è quella concezione che pensa la politica alla continuazione dell'economia, che pensa la politica come di fatto rispondente all'interesse esclusivo dell'economia. Il neoliberismo significa, con la formula che usava Michel Foucault, governare per i mercati. Significa pensare la politica come semplice governance per i mercati. Siamo nel tempo della governance, infatti, non del government, che invece è il governo dove si presuppone che il politico sia autonomo. Ecco, il neoliberismo ha una sua ontologia, una sua visione dell'essere, che trovò la sua condensazione più efficace nelle parole di Margaret Thatcher, quando Margaret Thatcher disse "There is no alternative", non esistono alternative, condensò perfettamente l'ontologia del neoliberismo. Il neoliberismo, o se preferite il tardo capitalismo, noi chiamiamo neoliberismo essenzialmente una visione politica che è quella che risponde al tardo capitalismo, o se preferite è la concezione di completamento dei rapporti di forza della globalizzazione del liberismo progressista contemporaneo. Ecco. Esso si fonda su una concezione dell'essere come immodificabile. In sostanza, il neoliberismo, a differenza di tutte le precedenti strutturazioni del potere che cercavano di celebrare il loro mondo come perfetto, il neoliberismo riconosce apertamente l'imperfezione del mondo, che peraltro appare evidente al netto delle disuguaglianze sempre crescenti, della miseria che aumenta esponenzialmente sotto il segno della ragion mercatista, però riconosce la propria imperfezione e al tempo stesso nega la possibilità di altre strutturazioni dell'essere. Cerca in qualche modo di convincerci che le cose stiano così e non possano essere altrimenti. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Certo, il mondo contemporaneo è denso di contraddizioni e di storture, però tutto sommato è pur sempre meglio, ci viene detto, di tutto il resto. In sostanza, l'ordine del capitalismo tende a presentare tutto ciò che capitalismo non è come un'efferata dittatura che deve essere abbattuta, di modo che il mondo intero diventi il medesimo, cioè capitalismo e neoliberismo, oppure in maniera convergente e sinergica dice che non ci sono le alternative. There is no alternative. E quindi, se non ci sono le alternative, allora vuol dire che bisogna non cambiare il mondo, che è appunto immodificabile, bisogna cambiare se stessi. E qui torniamo al punto da cui abbiamo preso le mosse. Occorre essere adattivi. Possiamo dire che la resilienza è la virtù perfetta dell'ordine neoliberale perché è la virtù che chiede ai sudditi dell'ordine contemporaneo semplicemente di adattarsi. L'atteggiamento saggio nell'ordine contemporaneo è quello di chi, anziché provare a cambiare le cose, rivela un alto tasso adattivo di sopportazione. Ecco, quindi e questo è essenzialmente il primo punto di innesto fra neoliberismo e resilienza. E ce n'è anche un altro che celermente richiamo. Il neoliberismo, sostanzialmente, come dicevo, è la negazione dell'autonomia della politica ed è la riduzione della politica a semplice autogoverno dei mercati. Nell'ordine neoliberale, quella che viene chiamata democrazia è l'autogoverno dei ceti possidenti, con annessa creazione ideale di una sorta di civiltà o di società civile che è composta da quelli che rientrano nei perimetri di una certa narrazione basata sulla sovranità esclusiva dei mercati, sul riconoscimento della civiltà del dollaro come unica, legittimata a esistere. Questa è la società civile. Tutto il resto è una sorta di regressiva figura del populismo, della xenofobia, dello stalinismo o del fascismo di ritorno, è qualcosa da cui occorre liberarsi il prima possibile, ci viene detto. Ecco, in questa narrazione la politica diventa semplice continuazione dell'economia con altri mezzi, fondamentalmente. E quindi il neoliberismo, riduce la politica a semplice gestione per i mercati. È per questo che
la politica tende a essere neutralizzata a beneficio della tecnica, è per questo che in luogo dei politici l'ordine neoliberale prima tende a porre in essere la figura degli imprenditori, trattando il mondo politico stesso come un'impresa. E poi, in seconda battuta, finita la fase degli imprenditori, mette direttamente i tecnici, cioè direttamente i banchieri, che siano Mario Draghi, prima citato, che come sapete ebbe un onorato cursus honorum presso Goldman Sachs, che siano Macron, che in Francia ebbe un esordio promettentissimo in Rothschild, insomma, i banchieri, i tecnici prendono il posto dei politici. E per cui sbagliava in verità Ezra Pound quando diceva che i politici sono i maggiordomi dei banchieri. In realtà i politici sono i banchieri stessi oggi, no? C'è stata un'evoluzione rispetto, o un'involuzione, dipende dai punti di vista, rispetto a quello che diceva Ezra Pound. E poi in questo contesto non ci può più essere la politica, si autogovernano i mercati, i tecnici devono intervenire. Cosa sono i tecnici? I tecnici sono i manutentori dei mercati, sono quelli che garantiscono che i mercati procedano sovranamente senza fastidiosi interventi inopportuni di popoli che magari, o di classi sociali che chiedono magari più welfare e più controllo dei mercati in senso politico. Ecco, tutto questo deve essere neutralizzato, i mercati devono insindacabilmente procedere. Per cui l'ordine neoliberale si caratterizza anche per una spoliticizzazione dell'economia. La deregulation, tanto in auge, dice questo essenzialmente: i mercati non devono avere regole, sono al massimo, ma non nel senso che non abbiano regole, nel senso che non devono essere limitati da regole, sono loro che fanno le regole. Il mondo dei mercati è un mondo iperregolamentato. Ma sono le regole che i mercati pongono in essere. Quindi deregulation e riregolamentazione da parte dei mercati sono due fenomeni che si richiamano a vicenda e sono espressioni della medesima figura della governance di cui dicevamo. In sostanza, la politica non deve più esistere per l'ordine neoliberale perché bastano i mercati. E questo si determina in una figura molto importante che così vorrei sunteggiare. Se il mondo è intrasformabile, sparisce la politica, che nella sua forma anche più basica possiamo intendere come il tentativo corale di cambiare l'ordine delle cose, di amministrare l'esistente, di adoperarci per porre in essere una idealità nell'ordine delle cose. Ma se il mondo è immodificabile, non ha più senso far politica. Non ha più senso, perché il mondo non può essere modificato. Possiamo lavorare su di noi, però. E quindi vedete bene che in luogo delle piazze e della politica c'è il lettino dello psicanalista. Se tu, e non ci sono più le contraddizioni oggettive, no? Il vecchio marxismo in tutte le sue declinazioni parlava di contraddizioni oggettive. Il fatto che ci siano sfruttati e sfruttatori, o diremmo oggi il fatto che ci siano delle riforme del lavoro che massacrano le classi lavoratrici, non è se non una contraddizione oggettiva che può essere cambiata praticamente. Se però ci viene spiegato con solerzia che il mondo è intrasformabile, allora non esistono più le contraddizioni oggettive che possono essere tolte, ci sono solo i disagi degli individui che non si sono ancora ben adattati al mondo, no? Badate a questa categoria di disagio, che ha una certa. Ha un certo rilievo nell'ordine del discorso, no? I giovani che mal patiscono il precariato hanno dei disagi. Hanno dei disagi. O il lavoratore che è costretto a lavorare in smart working potenzialmente 24 ore al giorno e soffre. In realtà soffre perché ha un disagio suo. E a differenza delle contraddizioni oggettive che si tolgono praticamente, cioè cambiando il mondo, il disagio si risolve sul lettino dello psicanalista. Cioè devi lavorare su di te e avrai raggiunto un equilibrio quando non troverai più un disagio nell'essere sfruttato, ma ti troverai perfettamente a tuo agio, no? Per inciso, noto che nel famoso Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato istituito un bonus di 200 euro per lo psicanalista, ecco, per gli psicologi, no? Quindi vedete che ritorna in qualche modo
questa tendenza, no? Fa sistema, possiamo dire. E quindi queste sono le due tendenze, credo, che ci permettono di capire l'innesto fra neoliberismo e resilienza. Ripeto, spoliticizzazione, quindi supina accettazione del mondo, e poi ontologia della necessità, non c'è alternativa. Perfetto. Ora vi leggo un altro estratto sempre del libro che vi ho citato prima, riguardo alla ragione, quindi riguardo al pensare. Abbiamo già dimostrato che le folle non sono influenzabili dai ragionamenti, ma soltanto da grossolane associazioni di idee. Per conquistarle bisogna prima di tutto rendersi esattamente conto dei sentimenti da cui sono animate, fingere di condividerli e poi tentare di modificarli, suscitando suggestive immagini grazie a rudimentali associazioni di idee. Le folle, riuscendo a pensare solo per immagini, si lasciano anche impressionare solo dalle immagini. Sono queste che possono terrorizzarle o sedurle e indirizzarle nei comportamenti. In questa chiave, diciamo con questa chiara lettura, possiamo ripercorrere tutti gli ultimi 2 anni, no? Vi ricordate queste immagini che venivano ripetute costantemente? Le bare di Bergamo, le persone nelle corsie, no? Anche addirittura, purtroppo, vittime di video editing proprio palesi. Bene, allora in ragione diciamo, di questo scenario mi verrebbe da dire, ma allora se col ragionamento noi non possiamo erudire le folle, non possiamo raggiungere, allargare la base, perché facciamo questo? La risposta è sempre qua, ora Diego lo svilupperà, perché paradossalmente il ragionamento non è quello che fa la rivoluzione ora, ma è quella che getta il seme affinché avvenga dopo. Cioè questa è la base della rivoluzione. È corretto, Diego? Sì, hai fatto molto bene a leggere quel passaggio che dice l'essenziale, effettivamente. Le masse non sono animate da ragionamenti e non possono essere smosse da ragionamenti, sono animate da immagini e da associazioni semplici, immediate. Sulle immagini abbiamo già detto, le immagini hanno una potenza quasi, direi, inscalfibile. L'immagine genera quello che il filosofo Domenico Losurdo chiamava la dittatura dell'indignazione. Se io vi mostro l'immagine di bambini che sono stati uccisi, immediatamente non c'è più un ragionamento sul pro o contro una guerra, ma è giusto intervenire per portare i diritti umani e così via, no? È dagli anni 90 essenzialmente, peraltro, che questa ideologia, che è poi la base del nuovo imperialismo, droit de l'homiste direbbero i francesi, no? Diritto umanista potremmo tradurre in italiano, no? L'ideologia dell'esportazione dei diritti umani e della democrazia come base di un nuovo imperialismo che ovviamente non si giustifica apertamente come tale, e che tuttavia opera mascherandosi dietro nobili cause, no? L'immagine svolge una potenza, svolge una parte decisiva, con un ritorno invariato molto spesso delle stesse immagini, no? Ricorderete forse che già nel 91 si parlava dei bambini che venivano uccisi dagli iracheni perché tolti dalle incubatrici e buttati a terra. Mai uno straccio di prova fu fornita in verità, e adesso troviamo una narrativa più o meno sovrapponibile, senza uno straccio di prova, ma che anima l'indignazione essenzialmente. Quindi c'è poco da fare sul piano dei ragionamenti. Allo stesso modo, quello che viene chiamato pensiero unico, in realtà non è un pensiero, ma è un modo di procedere per immagini e associazioni semplificate. Di queste abbiamo ad esempio la reductio ad monstrum, no? Si presenta come immediatamente mostruosa ogni idea che sia
vagamente deviante dal pensiero prestabilito. Quindi chi ancora difenda l'identità viene immediatamente riportato nell'alveo della mostruosità di chi, in nome di un'identità forte, vuole alla maniera xenofoba reprimere l'identità altrui, quando in realtà uno può benissimo essere a favore dell'identità di tutti e quindi anche della propria senza avere alcuna vocazione xenofoba o violenta e così via. Allo stesso modo l'abbiamo visto in questi 2 anni, uno può benissimo essere critico rispetto alle dinamiche del pensiero unico senza pensare che la Terra sia piatta, no? Perché evidentemente ogni stanza critica viene oggi delegittimata come terrapiattismo, si usa questa demenziale categoria che offende l'intelligenza, anzitutto di chi la usa, mi permetterei di dire, no? Sono formule quelle del pensiero unico che sono volte a delegittimare il pensiero e il suo stesso articolarsi. Quindi chiaramente non c'è spazio per il modo di ragionare tramite il logos, prevale la forza dell'immagine. In una società come la nostra, fatta di influencer e fatta di immagini ribadite ossessivamente, è chiaro che funziona particolarmente bene questo dispositivo. E poco conta poi che le immagini siano immagini reali di guerra, immagini di videogames o immagini del tutto decontestualizzate, perché poi l'ontologia dell'immagine è quella per cui l'immagine non è la realtà, è un frammento di realtà e l'immagine che noi vediamo è sempre un frammento di realtà che qualcuno ci vuol far vedere, no? Va detto questo, cioè noi quando vediamo un'immagine stiamo vedendo un pezzo della realtà. Ed è la realtà che ci vuol far vedere chi ci sta proponendo quell'immagine. Se ad esempio qualcuno volesse dimostrare che stasera la nostra conferenza è stata un pessimo risultato, potrebbe fare una foto qua prendendo 2 o 3 persone dicendo: guardate, c'era pochissima gente, no? Ed è l'immagine è un frammento di realtà che in realtà appunto mostra un punto di vista particolare, no? Viceversa, se qualcuno lo sente, stasera c'erano migliaia di persone, fa un primo piano stretto qua, mostra queste persone tagliando via tutto il resto, non si capisce cosa ci può essere dietro, capite, no? L'immagine non è mai la realtà e invece viene presentata sempre come se lo fosse, eh? Invece l'immagine è un frammento della realtà. Ed è sempre connesso con la prospettiva di chi ci mostra l'immagine. E quindi non è mai neutra l'immagine. Non è mai neutra l'immagine. Anche se io dicessi questa sera, ciascuno faccia una foto della realtà di questa sera, siete non so quanti, supponiamo che siate 70, avremmo poi 70 immagini diverse. Quindi la realtà viene percepita, evidentemente, viene vista tramite l'immagine in una maniera particolare. E quindi questo va detto essenzialmente, a mio giudizio. E oggi essenzialmente la cultura contemporanea si muove su immagini emotive forti che paralizzano il ragionamento. Michele citava prima il caso delle bare, le camionette di Bergamo. No, ovviamente quelle sono immagini che scuotono l'immaginario e quindi creano una sorta di compulsiva, immediata accettazione di un'intera narrativa che viene, che segue da quelle immagini, no? E invece andrebbe dimostrato attentamente, cioè il fatto che ci siano stati purtroppo dei morti, non implica in alcun modo che le politiche di limitazione delle libertà e dei diritti siano giuste. Deve essere chiaro questo. E invece il non sequitur dell'immagine che si porta dietro tutta una serie di presupposti e di conseguenze che non sono affatto scontate. Il fatto che ci siano stati dei morti, in che modo può giustificare politiche di contenimento dei diritti e delle libertà? Su quali basi? E perché non si usano quelle immagini dei morti, ad esempio, per colpire l'ordine neoliberale che ha distrutto il sistema sanitario nazionale? Capite che si può dare una lettura molto diversa delle cose, no? Quelle morti, di chi sono? Di chi è la responsabilità? È la responsabilità dei giovani che volevano uscire
e continuare ad avere una vita sociale e lavorativa, o la colpa è del neoliberismo che ha ridotto drasticamente la sanità pubblica, riducendola com'è. Ecco, sono diverse prospettive che possono essere fatte interagire. Grazie Diego. Adesso entriamo un po', diciamo, nella parte più pratica della, diciamo, della relazione, no? Abbiamo visto come le folle possono essere suggestionate, possono essere influenzate, come addirittura possono questi elementi adeguatamente introdotti favorire dei cambiamenti epocali nella società. Allora vediamo cosa poter opporre. Richiamo sempre altri diciamo, stralci di questo libro. Cosa opporre, quindi come creare in realtà una resistenza positiva, cioè come si può controbattere una cosa negativa, l'impositiva nelle folle? Le idee fondamentali acquistano grande stabilità. Le idee fondamentali potrebbero essere paragonate alla massa d'acqua di un fiume che scorre lentamente. Le idee suggerite alle folle possono diventare predominanti soltanto se rivestono una forma semplicissima, che per di più sia traducibile in immagini. È importante arricchire l'azione di un'idea. Il valore gerarchico di un'idea è d'altronde senza importanza. Bisogna considerare soltanto gli effetti che produce. Un'idea vincente finisce per incontrarsi nell'anima delle folle, acquista un potere irresistibile e dà luogo a tutta una serie di conseguenze. Alla luce di questa, diciamo, di questo pensiero, cosa possiamo opporre alla resilienza? Che cosa bisognerebbe fare? Io direi che occorre anzitutto contrapporre una diversa immagine del mondo basata non sulla necessità e sulla fatalità, ma sulla possibilità. Occorre tornare a comprendere che la resilienza ha un suo più che legittimo e giustificato ambito di applicazione nella sfera dell'inevitabile, lutti e altri accadimenti di questa natura, ma diventa illegittima se riferita all'ambito dell'evitabile, perché la realtà, come mi piace spesso ricordare, è possibilità. La realtà non è necessità fatale e ineluttabile, la realtà è possibilità. Anzi, possiamo dire addirittura che vivere significa tradurre in atto alcune possibilità e non altre. Possiamo dire che la realtà stessa è un groviglio inestricabile di possibilità che possono tradursi in atto oppure no, che molte volte dipende da noi tradurre in atto oppure no. Insomma, la realtà non è semplice presenza di cose che stanno davanti a noi, la realtà è essenzialmente un processo, è un processo, è uno sviluppo. E quindi non è solo proiettata nella dimensione del presente delle cose che sono, ma riguarda intanto una provenienza, quindi una storicità, riguarda il presente naturalmente in cui siamo e le possibilità di sviluppo che sono albergate nel presente stesso. L'epoca contemporanea sembra disconoscere la dimensione del passato e della tradizione, addirittura vuole cancellarla, come sapete. La cosiddetta cancel culture, che altro è se non questo impeto nichilistico di cancellazione del passato. Per questo cancel culture andrebbe tradotta non come cultura della cancellazione, bensì come non come cancellazione ma come cancellazione della cultura, appunto. Ed è effettivamente l'idea di rimuovere la provenienza delle cose, no? L'elemento della storicità. E al tempo stesso la civiltà contemporanea, comunque vogliamo noi qualificarla, tende a rimuovere anche la dimensione del futuro, della progettualità, dello sviluppo. Tutto viene pietrificato nella sola dimensione del presente, delle cose che sono e che si pensa che siano sempre state così e che sempre dovranno essere analogamente. Noi invece sappiamo che la realtà non è solo ciò che c'è, ma è ciò che c'è e che a sua volta è l'esito di un processo storico.
più ciò che a partire da ciò che c'è potrebbe esserci. Questo è un concetto più completo di realtà. Invece la realtà, così come viene presentata in forma intimidatoria dall'ordine neoliberale che ci dice there is no alternative, quindi questa è la realtà, adattatevi, viene presentata semplicemente come la nuda presenza dei rapporti di forza e delle geometrie del potere, alle quali ci viene detto adattatevi con resilienza. Io credo che occorra anzitutto variare l'immagine del mondo, quindi partire da una ontologia della possibilità, come l'ho definita, che ovviamente sfocerà, a differenza dell'ontologia della necessità, there is no alternative, che sfocia nella mistica della sopportazione, quindi nella resilienza, cambiare se stessi non potendo cambiare il mondo, l'ontologia della possibilità sfocia possibilmente nell'idea della trasformazione delle cose. Potremmo dire che l'ontologia, il rapporto soggetto-oggetto proprio del neoliberismo e della resilienza è questo. L'oggetto è immodificabile, quindi se ti fa soffrire cambia il soggetto, cioè cambia te stesso. L'ontologia della possibilità, invece, partendo dal presupposto che l'oggetto è modificabile, perché fatum non datur, tutto è storia e possibilità, allora si compie nell'idea secondo cui se l'oggetto è giudicato inadeguato, può essere trasformato dal soggetto. Una riforma del lavoro che mortifica la dignità umana, che produce forme di sfruttamento, come sempre più palesemente è nel mondo sotto il capitale, chiede non di essere accettata con resilienza rassegnata, ma chiede di essere trasformata. E quindi l'ontologia neoliberale della intrasformabilità del mondo culmina nella resilienza. L'ontologia della possibilità dovrebbe culminare nella rivoluzione. Uso questo concetto così dimenticato, o meglio, così travisato. Oggi, curiosamente, si dà rivoluzione in tutto, nella moda e nel marketing, nella pubblicità e negli stili di vita, tranne che nella politica, se ci pensate. Ecco, per rivoluzione si intende in forma basica questo, la possibilità per il soggetto di trasformare l'oggetto. Questo è il concetto basico. La rivoluzione è la forma di una trasformazione radicale. Il soggetto può riformare l'oggetto, riformarlo, o può mutarlo radicalmente. Il punto sta in questo, che la critica non si esercita soltanto giudicando illegittimo un oggetto. La critica deve comprendere la duplice dimensione della demistificazione dell'oggetto e poi della sua trasformazione. Criticare un oggetto senza trasformarlo significa in realtà fare una critica ben misera, anzi molto spesso è l'anticamera dell'accettazione dell'oggetto, perché hanno molto successo mediatico fustigatori del presente che sembrano essere ipercritici rispetto alla realtà e in vero finiscono per fare la più grande apologetica della realtà stessa. Quando Galimberti su Donna Moderna o sulle pagine del Corriere della Sera dice che la tecnica è un mondo osceno, inautentico, alienante, il peggiore che ci sia, e poi dice che però è intrasformabile, sta criticando il mondo o lo sta giustificando? Anzi, a rigore viene spontaneo domandarsi se non sia la più grande giustificazione del mondo che si possa dare, quella che lo dice orrendo, ma non rettificabile, e quindi disinnesca l'elemento pratico trasformativo che invece è il compimento della critica. Ecco, quindi da qui ripartirei, da questa sintesi fra la critica teorica e la trasformazione pratica. Bene, adesso parliamo un attimo dell'oggi, della situazione attuale. Direi che la possiamo leggere dal libro. L'emanazione di sempre più numerose disposizioni di legge, tutte generalmente di carattere restrittivo, conduce necessariamente ad aumentare il numero, il potere e l'influenza dei funzionari incaricati di applicarle. Essi tendono così a diventare i veri padroni dei paesi civili. La produzione incessante di leggi e di provvedimenti restrittivi che chiudono in una rete di formalità bizantine gli atti più semplici della vita,
ha come risultato fatale la progressiva riduzione della sfera nella quale i cittadini possono muoversi liberamente. Sembra scritto ieri. La precarietà, gli eroismi, le debolezze, gli slanci riflessivi e le violenze. Nessuna stabilità. Si tratta, insomma, dei barbari. La bella notizia però qual è? Poi il tempo compie la sua opera. L'agglomerato di diverse unità comincia a fondersi e a formare una razza, cioè un'aggregazione provvista di caratteri e sentimenti comuni che l'ereditarietà stabilizzerà sempre più. La folla è divenuta un popolo e questo popolo potrà uscire dalla barbarie. Facciamo un attimo il punto della situazione attuale. E se hai piacere anche degli scenari, diciamo, da un punto di vista del movimentismo critico che c'è in questo momento e anche dei soggetti, diciamo, partitici, se così vogliamo. Non vorrei parlare, diciamo, di politica tout court, come viene percepita, diciamo, dall'uomo di strada. In realtà anche questa è politica e c'è anche politica nella scelta della pizza margherita piuttosto che la Napoli, ok? Però capire un attimo a che punto siamo. Perché comunque noi abbiamo un grande vantaggio che finora non abbiamo mai sfruttato. Noi abbiamo intuito delle cose, sapevamo già che cosa succede e alla fine che cosa facciamo? Manifestiamo il giorno dopo, il giorno stesso, che un decreto è passato. Bisogna cambiare qualcosa. Ma il passo che hai letto è molto significativo perché sembra, come dicevi tu, scritto proprio in relazione al nostro presente. Io ho dato un'interpretazione generale, ad esempio, dell'emergenza epidemica in un mio libro che si chiama Golpe Globale e che in realtà mette a tema o prova a mettere a tema il dispositivo dell'emergenza nella sua funzione governamentale, cioè il modo con cui il neoliberismo fa sistema con l'emergenza. Ragion per cui dovremmo affrancarci dall'idea ormai del tutto insostenibile, ma lo era già da subito in verità, secondo cui l'emergenza sia una perturbazione momentanea di un ordine di per sé stabile. Il neoliberismo invece vive nell'emergenza, la suscita, la amplifica mediaticamente, la cavalca all'occorrenza, in ogni caso ne fa uso costante ed è per questo che dopo 2 anni e mezzo abbiamo visto non soltanto l'emergenza epidemica non risolversi, ma ne abbiamo viste subentrare di nuove e molte altre ancora ne subentreranno, perché è irrinunciabile l'emergenza per il paradigma governamentale, per tutta una serie di motivi, alcuni dei quali anche evocati prima da Gustave Le Bon nel suo testo scritto prima dell'emergenza epidemica, ma che può essere con successo riletto anche oggi, intanto limiti la libertà dei soggetti. Limiti la libertà dei soggetti, perché se c'è un'emergenza che mette a repentaglio la salute, allora per proteggere la salute tu puoi limitare i diritti e le persone, più che vedere quel che perdono, la libertà, vedono che cosa viene loro garantito nell'emergenza, cioè la sicurezza della loro vita. Ed è per questo che funziona così bene il dispositivo. Senza l'emergenza, la limitazione dei diritti e delle libertà apparirebbe subito come ingiustificabile. Con l'emergenza invece appare giustificabile, spesso desiderata, perché la posta in palio diventa la sicurezza e in suo nome si è disposti anche a cedere quote di libertà, almeno finché non finirà l'emergenza, che poi però tende a non finire mai. Ecco, quindi questo è il paradigma. Tra l'altro, anche il fatto che ritornino le stesse ricette per emergenze diverse dovrebbe accendere in qualche modo la spia del pensiero critico. Ecco, il fatto che già si parli di confinamenti domiciliari coatti per l'emergenza ambientale, per quella energetica, forse dovrebbe farci pensare che, chissà, queste misure d'emergenza forse non sono tanto il mezzo per placare l'emergenza, ma sono il fine che l'emergenza rende possibile attuare, forse. Questa è la domanda che dobbiamo porre a 2 anni e mezzo di distanza. Forse quelle misure d'emergenza erano il fine, o lo sono diventato. Ecco, sotto questo riguardo, ovviamente, ancora una volta, la cultura è il punto di partenza. Per cultura non intendo l'accezione più banale, cioè leggere molti libri, quella è l'istruzione. Spesso cultura e istruzione procedono di conserva, altrettanto spesso no. Si può essere persone molto istruite, ma non colte.
La cultura è, possiamo dire, qualcosa di diverso dall'istruzione, è in qualche modo l'elaborazione concettuale basata anche sull'istruzione, sulla conoscenza dei classici e della letteratura e del canone occidentale, l'elaborazione della propria posizione nel mondo, nella società, nella storia, nella politica, cioè è un tentativo di comprendere la propria posizione e quindi di essere padroni di se stessi. I francesi hanno un bel gioco di parole che mi piace richiamare. In francese sapere si dice savoir. Se voi mettete l'apostrofo tra la S e la A, diventa avere se stessi, possedersi. Sapere vuol dire possedere se stessi nel senso di essere pienamente padroni del proprio stare al mondo essenzialmente, no? E educazione, spesso si dice formazione ed educazione, ecco, sono due termini molto importanti. Formazione significa dare una forma, dare una forma. Educare significa tirare fuori dal basso verso l'alto. L'educazione ci solleva, ci fa uscire dalla caverna platonicamente. Da qui bisogna ripartire, quindi dalla cultura, cioè da un'elaborazione concettuale che interpreti il mondo, senza la quale appunto si ritorna alla situazione di cui sopra, cioè non c'è politica, ma c'è semplice amministrazione dell'esistente. Abbiamo i tecnici allora, o abbiamo politici senza formazione. Max Weber diceva che la politica è una professione. Con ciò intendeva tante cose. In tedesco Beruf vuol dire professione, ma vuol dire anche vocazione. C'è l'idea del rufen, del chiamare, no? Significa, la politica significa farne una professione, naturalmente, riconoscendo la specificità della politica, e significa anche rispondere a una chiamata in qualche modo, a una vocazione. Oggi tutto questo non c'è perché abbiamo i tecnici o abbiamo gli amministratori dell'esistente. Per cui, se tu mi domandi qual è la situazione oggi diciamo così, della politica critica, direi che è miserrima la condizione. È miserrima la condizione. Anzi, se penso al fronte di coloro i quali comandano, ovviamente, sono animato da una rabbia appassionata, per usare una bella immagine che usava Antonio Gramsci. Se però penso a quelli che dovrebbero contrastare coloro i quali comandano, mi rendo conto che quelli che comandano comanderanno per 100 anni ancora e hanno ragione a farlo alla fine. Perché se la forza di contrasto è quella che stiamo vedendo, è chiaro come il sole che avranno i secoli, come si diceva un tempo, il capitalismo ai secoli contati. Okay. Se questo è il modo di dissentire rispetto all'ordine delle cose, vediamo una pletora di gruppi e gruppettini corpuscolari e che si riproducono per gemmazione, dove di fatto, come i capponi di Renzo, si beccano mentre vengono portati nella cottura della pentola del capitalismo globale. E quindi, se questa è l'opposizione, tanto vale tenersi Mario Draghi, Macron, Boris Johnson, Biden e Trump a seconda, e insomma, tenersi l'ordine dominante. Quindi non è da lì che partirà il cambiamento, a mio giudizio. Il cambiamento partirà anzitutto dalla cultura e poi da lì da una politica che saprà innestarsi su queste basi. La cultura è sempre anche politica. Chi dice che la cultura e la politica sono due cose diverse è o in cattiva fede o un inguaribile ingenuo, perché non esiste una linea netta di separazione fra la politica e la cultura. Vedete, anche in questi giorni si parla tanto della questione dell'aborto a partire da quello che è accaduto negli Stati Uniti. Ecco, la posizione sull'aborto è una posizione culturale e politica insieme, evidentemente. No? Quale che sia l'idea che ciascuno di noi può avere, una posizione culturale e politica insieme. Pensare che ci sia la cultura da una parte e la politica dall'altra è una delle aberrazioni del nostro tempo. Eppure, questo è. Quindi non ho grande fiducia, devo dire la verità, in quello che c'è. Ci ho detto, non sono nemmeno un
come dire, un fautore di disperazione, se no non sarei neanche qua a ragionare insieme a voi. Ritengo però che molto ci sia ancora da fare e che allo stato dell'arte, ecco, non goda di buona salute, la politica critica, diciamo così. Ecco, no, non vedo per ora grandi soluzioni. Ok, allora adesso ti farei rapidissimamente alcune proprio domande tipo question time, ok? Dopodiché entriamo nella parte interattiva, ok? Perfetto. Allora, prima cosa, diciamo tu hai un ruolo, l'hai ancora, ti chiederei diciamo di precisarlo all'interno di Ancora Italia. Tra l'altro io lo dico per trasparenza, per chi non lo sapesse, io ho iniziato il mio attivismo in forma totalmente, diciamo, da cittadino libero. Credevo, ho ritenuto subito che la soluzione potesse arrivare dalla politica e quindi ho cominciato a mettermi a disposizione di due progetti, inizialmente Vox e poi Ancora Italia. Tanto di Ancora Italia, giusto così per fare del gossip, il logo l'ho realizzato io, l'ho disegnato io. A un certo punto, poiché nessuno di noi ha diciamo, non c'è un manuale che ci insegna che cosa fare, forse era una cosa troppo grande per me, io dopo poco, dopo una settimana, piuttosto che rappresentare un ostacolo, un limite, visto che facevo parte insieme a Diego Toscano e Gallo e Scardovelli, diciamo del gruppo un po' organizzativo, mi tirai indietro. Quindi questo per chiarire quello che è stata la mia esperienza. A seguito di questa esperienza, alla fine ho deciso di uscire dal ring, diciamo se vogliamo, politico-partitico e cercare di svolgere un sano attivismo dall'esterno, interagendo con tutti i soggetti. Quindi Teodori, piuttosto che Mattei, ancora Francesco e quant'altro. Quindi ti chiederei adesso com'è la situazione all'interno, diciamo, di Ancora Italia. Ma guarda, io dico francamente che non ho mai avuto una tessera di partito in vita mia, quindi sono distantissimo da ogni partito politico e non ho mai preso lontanamente in considerazione l'idea di fare attività politica. Ognuno ha il suo daimon, ecco. Nel mio caso la politica non è la mia professione, nel senso che non ho questa vocazione, anzi provo un certo disgusto. In questo mi sento molto vicino a Epicuro, che riteneva la politica fonte di turbamento, di passioni tristi, direi anche, quindi non me ne voglio occupare. A me interessa fare filosofia e già così c'è abbastanza da fare. Ciò detto, Ancora Italia è un partito che si richiama alle mie idee. Io non faccio in alcun modo parte dell'attività politica del partito, per le ragioni già chiarite, mi occupo di cultura. Vedremo cosa saprà fare. Io poi non seguo la parte politica, quindi per le ragioni già chiarite non mi interesso né poco né punto di queste cose. Quindi. Ok, cosa ne pensi diciamo, dei rapporti tra i vari soggetti? Ormai, diciamo, sullo scenario, diciamo, diciamo, da questo movimentismo, che cosa è emerso? C'è Riconquista l'Italia, c'è Ancora Italia, c'è Italexit di paragone. Diciamo, un ragionamento, una tua riflessione su questo scenario. C'è bisogno di unione, alcuni anche tribù sono più per frammentare, più per dividersi. Cosa ne pensi? Ma io su questo penso che la risposta sia molto facile. Se fosse un quiz televisivo, premerei subito sul pulsante per dire che o questo pulviscolo di gruppettini si unirà oppure saranno ridotti e condannati all'irrilevanza. Quindi non vedo altra possibilità: o si uniranno insieme tutti oppure saranno tutti condannati all'irrilevanza. Poi magari qualcuno avrà un po' più di visibilità, ma sarà una cosa effimera, un fuoco di paglia sarà. Quindi è certo che lì, vedi, ci fosse il nostro amico Mauro Scardovelli, ci direbbe che il neoliberismo è un mostro da combattere esternamente, ma anzitutto internamente, perché colonizza il nostro immaginario e quindi anche quelli che pensano di combatterlo, in realtà ce l'hanno al proprio interno. E questo neoliberismo emerge ogni qualvolta sulla parola noi prevale la parola io, sulla parola cooperazione prevale la parola competitività. E quindi è questo il punto fondamentale, a mio giudizio. Si è votati all'irrilevanza nella misura in cui non si riesce a fare un fronte condiviso. Quindi io direi che il nemico principale è chi, anziché lavorare a un fronte, lavora alla frammentazione. Vuoi per simpatie sue,
quello non mi piace perché mi è antipatico, quell'altro non mi piace perché sospetto che sia un gatekeeper, no? Come si dice oggi, gatekeeper. Ma se uno è un gatekeeper emergerà e il progetto andrà avanti senza di lui a un certo punto, però questo clima di terrore giacobino e di sospetto di tutto e di tutti produce solo immobilismo e frammentazione, a mio giudizio. Ok, ultima riflessione. Effettivamente questo clima di sospetto, a ben vedere, è soltanto negativo, nel senso che nel momento in cui c'è una drammatica necessità di allargare, no? Quindi uscire di questo ghetto autoreferenziale, che cosa succede? Se si punta il dito, quello non mi va bene, quello ha camicia azzurra, quello ha il foulard, lo scialle rosso non va bene, alla fine non si fa altro che frammentare. Quindi di fatto piuttosto è unire con gli occhi vigili, cioè quindi col Certo. tempo, con l'azione coerente, eventualmente verificare. Tuttavia, diciamo dall'esterno, la sensazione che ho, e su questo poi mi piacerebbe, se sei d'accordo, allargare questo ragionamento alle persone presenti e vorrei sentire un commento, cioè a chi ha piacere di farlo, e poi che tu commentassi, ok? Quindi quello che mi sembra di notare che c'è una corsa a ottenere consenso. In realtà, come dicevi tu in maniera veramente simpatica ma calzante, una gemmazione di iniziative. Quindi alla fine cosa succede? Un capello lo dividi in 100. Ci siamo? Tuttavia, in tutto questo scenario, che cosa manca? Manca il popolo, quello che abbiamo visto prima. Ok? Quindi la domanda che io vorrei fare alle persone che sono qua presenti, qual è il problema più grave, cioè qual è il problema cardine che impedisce l'allargamento della base del consenso? Perché stasera, vabbè, fermo restando che stasera, diciamo, questo evento è stato promosso in poco tempo, e quindi già per me è un successo, indipendentemente dal numero e sempre la qualità. Che cos'è, secondo voi, il problema più grosso che impedisce l'allargamento della base? Quindi, perché stasera, anziché essere quelli che siamo, non siamo in 2000? C'è qualcuno che vuole commentare? Vai Roberto, vuoi il microfono? Posso arrivare a